Ciao a tutti ragazzi e bentornati alla rubrica The Trade of the Day qui sul canale YouTube di NowTrade e benvenuti ad un nuovo esempio operativo di lavoro all'interno dei mercati sportivi di calcio, dove ci occuperemo nello specifico di come lavorare ad alte quote e come entrare su squadre in svantaggio. Naturalmente nel corso di trading sul calcio trovate diverse strategie che lavorano in questa direzione, come per esempio ripunta 2, tutte strategie che sono legate appunto a un back o a un re-back addirittura della squadra in svantaggio. Tuttavia oggi non voglio tanto parlarvi di strategie, ma voglio più che altro mostrarvi operatività chiaramente su mercati di questo tipo, ma soprattutto come trovare le occasioni migliori, quindi come lavorare all'interno di questi mercati nella maniera corretta. Io sono entrato in back, in questo caso siamo di nuovo in Corea, ma tra qualche settimana che ricominceranno naturalmente tutti i vari campionati, torneremo anche sui campionati principali europei. Sono entrato in back sul Jeju United in questa partita di K-League 1. Vi do un po' di background information su queste squadre. Chiaramente il Jeju United è una squadra forte, una squadra molto forte, che in questa stagione della K-League 1 si è anche trovata in situazioni di quasi addirittura essere la prima in classifica. Ci sono stati periodi in quest'anno in cui davvero il Jeju United sembrava una candidata addirittura per il titolo. Adesso si è un po' tra virgolette calmata questa squadra, tuttavia è ancora molto forte. Il Seongnam è l'ultima in classifica, è chiaramente una squadra diversa dalle altre, una squadra da K-League 2, non è certo una squadra da K-League 1, non granché, è in forma in questo periodo recente perché ha vinto l'ultima partita in casa in maniera anche discreta, su un 3-1 insomma in casa. Tuttavia, come possiamo andare a vedere dalle statistiche che ho già aperto all'interno di questa partita, perché sono entrato circa 10 minuti fa chiedendo tra l'altro il prezzo al mercato, possiamo andare a vedere che in realtà il Seongnam ha vinto l'ultima partita in casa, però poi non ne ha mai vinta neanche una in casa, e in trasferta addirittura l'ultima vittoria è datata 21 maggio, quindi stiamo parlando praticamente di quasi 3 mesi fa, o 2 mesi e mezzo fa, quindi direi che sicuramente non è una squadra particolarmente forte né in trasferta che in casa. Il Jeju United, come vi dicevo, aveva iniziato la stagione molto bene, c'è stato il primo periodo della K-League in cui si trovava al vertice della classifica, sembrava poter ambire addirittura al titolo, poi l'Ulsan e il Jeonbuk chiaramente sono squadre più organizzate con calciatori anche un po' più importanti. Tuttavia si trova ancora al quarto posto e soprattutto in casa, come possiamo andare a vedere, non perde davvero da tanto tempo, di nuovo non perde praticamente da quasi 4 mesi in casa, e in generale il rendimento casalingo è molto buono da parte appunto di questa squadra. Cos'altro possiamo andare a guardare? Un fattore molto interessante è questo: nelle probabilities and predictions di goal profits possiamo andare a vedere che il 73% delle volte il Seongnam concede un gol nei secondi tempi. Il Jeju non segna tantissimo, tuttavia non segna tantissimo perché molto spesso è in vantaggio e quindi gestisce più che altro nei secondi tempi. Possiamo andare a vedere che nel live stats module il Jeju United, io sono entrato in back sul Jeju circa al 35esimo del primo tempo, possiamo andare a vedere che il primo tempo dopo il gol del Seongnam, che è arrivato più o meno al 25esimo minuto, non ha fatto altro che dominare il gioco, con picchi veramente alti addirittura di rating di 17, di 16, con goal profit che addirittura segnalava 31-0, veramente rating molto alti, e hot su Trade on Sports con 47 attacchi pericolosi a 1, quindi in realtà stava assolutamente dominando il gioco e possiamo andare a vedere che effettivamente stavano giocando molto molto bene. Abbiamo anche una tendenza di extra gol al 76%, quindi la tendenza di un extra gol è molto alta all'interno di partite di questo tipo. Andiamo a fare un'analisi completa anche delle macro statistiche, possiamo andare a vedere che effettivamente la away lay, quindi il lay della squadra in trasferta, nonostante le quote siano molto alte, tende ad essere un investimento che porta un 83% quasi di strike rate, quindi molto interessante vedere che il Seongnam effettivamente in questi casi tende a vincere molto ma molto poco. Possiamo anche andare a vedere che le macro statistiche portano a 2,64 gol di media, media che viene registrata abbastanza anche nel medio breve termine, con soprattutto il breve termine molto rilevante, 3,2 gol di media in casa nelle ultime 5 partite per la squadra appunto del Jeju United, e potremmo anche andare a vedere che il both team to score è intorno a 1,71, quindi both team to score tendenzialmente poteva essere una quota di valore, prenderla intorno a quote di 2 poteva essere una buona idea, tuttavia possiamo dire
capire che in realtà non era questa forse l'idea del mercato, perché possiamo anche andare a vedere che in realtà il Seongnam non segna così tanto spesso nei primi tempi, soprattutto il Jeju concede molto poco. Quindi in realtà l'operazione secondo me migliore da fare è proprio questa, un back sul Jeju United, anche e soprattutto perché possiamo andare a vedere che quando segna per prima la squadra in trasferta in occasioni simili, tende a vincere la partita il 42% delle volte. Quindi in realtà entrando a 3.5 sul Jeju, che comunque ha dominato il primo tempo e sicuramente uscirà nel secondo con la stessa grinta, potrebbe essere un'ottima idea, potrebbe sicuramente permetterci di operare, di lavorare con diverse modalità operative. Come vedete sono entrato a quote di 3.5, chiedendo il prezzo al mercato. Come vedete in questo momento il mercato offre 3.5. Io sono entrato, ve lo posso dimostrare, alle 12.11, qui c'è appunto la bet slip, ora sono le 12.30, quindi come potete capire la partita è finita poco fa, il primo tempo. Quindi in realtà sono entrato circa 10 minuti prima della fine del primo tempo, chiedendo il prezzo. Come vedete i traders in questo momento stanno offrendo 3.5, quindi comunque sono riuscito a chiedere un prezzo migliore e sono soprattutto riuscito a stare nel periodo in cui il Jeju assolutamente ha dominato la partita. Quindi questo è un ottimo trade, ragazzi. Adesso andremo a vedere che cosa succede. Non dovete spaventarvi, la liquidità sembra assente perché vedete che c'è molto spread tra le selezioni, ma in caso di Jeju United sono convinto che tutti andranno su questa quota perché vedranno una squadra forte, vedranno l'ultima in classifica che ha subito gol e sicuramente tanti vorranno entrare in back sul Jeju United spingendo in basso la liquidità e permettendomi chiaramente di uscire in lay con un cash out o una free bet con quello che mi pare, però sto aspettando esattamente questo. Se dovesse arrivare il gol del Jeju United la liquidità sicuramente sarà presente e mi permetterà chiaramente di uscire, perché tutti vorranno entrare in back sul Jeju mentre io vorrò entrare in lay per togliere il rischio da questa operazione. Chiaramente se non dovessero entrare gol io uscirò da questo mercato sempre chiedendo il prezzo, esattamente così come sta accadendo. Chiaramente se non dovessero entrare gol non so se riuscirò a uscire con un buon prezzo, perché chiaramente la liquidità tenderà ad essere sempre più a favore del Seongnam, ossia i traders andranno sempre di più a scambiare sull'asset favorito, dove chiaramente c'è la bias di mercato. Tuttavia questo è un solido trade, senza dubbio questo è un solido trade. Adesso andremo a vedere cosa succede nel secondo tempo. Tuttavia tutte le statistiche sono ampiamente a favore di un Jeju che ritorna, sia le statistiche macroscopiche che quelle di breve termine del campionato e soprattutto live con un dominio totale da parte di questa squadra. Ultimissima cosa ragazzi che voglio mostrarvi prima di andare a vedere la partita e andare poi a gestire la posizione è il game state in play, per andare a capire quelle che sono anche le probabilità di una remontada, ecco, da parte della squadra di casa. Come possiamo andare a vedere c'è un 51.67% combinato su queste 60 partite di aspettarsi due gol in questo match. Chiaramente i due gol possono anche essere due gol del Seongnam 0-3 e quindi il nostro trade praticamente è un punto di loss. Tuttavia possiamo andare a vedere in queste 60 partite dove ci sono chiaramente i time frame di gol esattamente così come si sono registrati adesso, che la tendenza in realtà non è proprio questa. La tendenza è quella di aspettarsi la squadra di casa, specie se è una squadra abbastanza forte, di tornare in partita. Adesso andremo a vedere questi 60 incontri e andremo a vedere che effettivamente la partita tende a finire 1-1, 2-2, 2-2, 1-2, 1-2, 0-1, 2-1. Andiamo, naturalmente dobbiamo andare a guardare le squadre perché sarebbe la cosa più importante. Possiamo andare a vedere che quando c'è una squadra tendenzialmente abbastanza forte, come potrebbe essere il Suwon del 2019 o l'Incheon sicuramente sì, la tendenza è quella soprattutto di aspettarsi gol abbastanza presto all'inizio del secondo tempo e soprattutto la tendenza del gol tra il 46 e il 55esimo è quasi sempre un 1-1. Questo è quello che mi è piaciuto soprattutto da questa macro tendenza, quella di aspettarsi un 1-1 abbastanza rapidamente all'inizio del secondo tempo, specie se la squadra che ha attaccato per tutto il tempo dopo lo svantaggio è la squadra di casa. Quindi tutto questo messo insieme mi dà grossa fiducia nell'aspettarmi un pareggio da parte del Jeju United. Chiaramente ragazzi bisogna anche prepararsi al fatto che il gol non possa entrare, quindi prepararsi a un exit point sul mercato, però bisogna avere delle valide ragioni per entrare e queste sono validissime ragioni. Secondo me ci sono grosse probabilità di aspettarsi una remontata da parte del Jeju e non mi stupirei di vedere un secondo tempo di grande livello insomma da parte di questa squadra che deve
deve cercare di invertire un po' il breve termine. Quindi andremo a vedere quello che succede, ragazzi. Dovrebbe ricominciare tra poco il secondo tempo. Io sono già stato abbinato, quindi non mi serve entrare con un'altra parte di stake. 250 pound di profit con 100 pound di rischio, ottima analisi rischio ricompensa. Noi ci vediamo tra poco, ragazzi. Non appena succede qualcosa all'interno di questo mercato, dovesse arrivare un gol del GG, vi farò vedere come gestirò la mia posizione. E rieccoci qui, ragazzi, all'interno di questo mercato. Il gol è arrivato in effetti all'inizio del secondo tempo, tuttavia è arrivato da parte del Seongnam dopo un ottimo attacco da parte del GG. Potrei dire che è stato abbastanza sfortunato il contropiede che hanno subito, tuttavia il gol arriva da parte della squadra in trasferta, nonostante le ottime statistiche, nonostante direi delle ottime occasioni in generale su tutti i vari aspetti di questo mercato. Però, ragazzi, è molto ma molto importante comprendere che a volte il mercato andrà anche nella nostra, non nella nostra direzione, spesso andrà non nella nostra direzione, e quindi è fondamentale, una volta che accade una roba di questo tipo, come per esempio il Jeju che attacca tutto il tempo e che chiaramente sembrava la squadra favorita per tornare in partita, chiudere la posizione. Questo è quello che faccio: mi prendo una loss dello 0.8%, circa 0.8 punti sulla mia stake. Come vedete, chiaramente queste sono le mie stake, voi utilizzerete sempre un 1% del vostro capitale. Il nostro lavoro però è stato svolto molto bene, ragazzi. Questa è la differenza tra appunto un trader e uno che semplicemente cerca di fare profitto dai mercati e sui mercati. Il nostro è stato un lavoro svolto molto bene, mi è piaciuta questa operazione che ho aperto. C'erano tutti i canoni per aspettarci e tutte le tendenze anche per aspettarci un Jeju tornare appunto in partita, cosa che potrebbe benissimo fare. Però è molto importante comprendere quello che era il piano. Il piano era questo: in caso di gol del Jeju avrei fatto qualcos'altro, chiaramente. In caso di raddoppio del Seongnam sarei uscito per un cash out negativo. Mi raccomando, ragazzi, abbiate sempre in testa quello che è l'exit point quando siete sui mercati, perché un conto è ovviamente vedere le statistiche, i dati. Questi qua non sono mai andati in campionato sullo 0-2 in trasferta e dire ok, molto probabilmente non lo faranno neanche oggi, ma anche entrare nell'idea che se dovesse accadere noi sappiamo subito esattamente quello che andremo a fare. Vi ricordo ancora l'ultima volta: chi opera con il giusto staking plan non brucerà mai la cassa. Quindi se voi riuscirete a rimanere, vi attenete alle regole di money management, non potrete mai bruciarvi il conto. Usate un 1% per singolo trade, non esiste trader che utilizzando il giusto money management brucia la cassa. Se voi bruciate conti e non riuscite chiaramente a gestire le emozioni, quello è un problema che va oltre il trading, che va oltre chiaramente all'entrare, all'uscire, eccetera eccetera. Bisogna essere molto disciplinati, bisogna seguire la disciplina. Quindi va benissimo, un buon trade, mi è piaciuto, che è andato chiaramente in loss. Lo registriamo, ragazzi, e naturalmente io vi invito ad andare a guardare tutti gli altri trade che trovate nella rubrica The Trade of the Day. Tra poco ricominceremo anche con la rubrica The Trade of the Day Tennis, e naturalmente seguire le free tips che invio tutti i giorni all'interno di NowTrade gratuitamente, entrando appunto nel nostro canale Telegram che trovate nella descrizione di questo video. Grazie a tutti, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata della rubrica The Trade of the Day.